Vico Faro e Corriace, Mimmo Lucano Libero, con una foto di gruppo davanti a questo striscione, è cominciata la visita che il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, il sindaco di Riace Mimmo Lucano e il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio hanno fatto nella parrocchia di Don Massimo Biancalani a Vico Faro, divenuto come Riace un simbolo dell'accoglienza dei migranti. Passando fra i paterassi sdraiati in chiesa sui quali di notte dormono parte dei rifugiati, gli ospiti si sono seduti al tavolo davanti all'altare di fronte a ragazzi della Nigeria, del Gambia, del Senegal e di altre nazioni africane mescolati a decine di altre persone. Al centro degli interventi gli effetti del decreto sicurezza del ministro Salvini, che riserva i centri SPRAR solo agli aventi diritto per protezione internazionale, escludendo gli immigrati con il permesso di soggiorno umanitario. Attualmente chi ha il permesso di soggiorno umanitario vengono revocati, quindi finiscono sulla strada. Anche ieri sera qui a Vico Faro è arrivato un ragazzo proprio dalla Calabria che a cercare aiuto, un tetto, un posto per rifugiarci, un ragazzo con un permesso umanitario. Come può un cristiano votare per Salvini? Mo viene Natale e perché siamo buoni, perché ci mangiamo il panettone, perché diamo sfogo alla materialità e ci dimentichiamo le persone che stanno vicino a noi, quello che il male che gli possiamo fare. La chiusura degli SPRAR sta determinando una immissione di persone, di uomini, di donne, di bambini in mezzo alle strade, fuori dalla dimensione dell'accoglienza, con situazioni gravi dal punto di vista umanitario. Si tratta di migliaia di persone che piano piano si ritrovano fuori dagli SPRAR. Anche i sindaci su questo tema sono fortemente preoccupati. Noi vogliamo fare una legge non solo per gli immigrati, ma per tutti. Sono diritti che attengono alla persona, non solo a chi è cittadino. E ci sembra un modo, anche rispetto a un clima generale, di dare una risposta corretta e sensata, improntata ai valori della solidarietà, della fratellanza, della dignità della persona, che credo siano alle fondamenta del vivere civile in questa regione.